interessata, è stato predisposto l'ordinanza 69929 che prevede un provvedimento di divieto di sosta in corrispondenza di Piazza dei Laghi allo scopo di aumentare la visibilità all'intersezione e mitigare le criticità lamentate. Poi, per quanto riguarda invece la presenza di persone di etnia rom in via degli Artigianelli, ci scrive l'assessore Granelli e dice: gentile Presidente, la Polizia Locale nei mesi prima dell'estate ha effettuato in via degli Artigianelli diversi controlli e interventi di allontanamento coordinati dal Comando di Polizia Locale di zona 9. Considerato il successivo ripetersi degli stanziamenti, sentito il comando di zona il comando di zona 9, la Polizia Locale tramite la centrale operativa ha disposto la presenza di pattuglie nelle ore serali a partire dal giorno 4 ottobre in modo tale da contrastare e impedire il fenomeno. Questa attività continuerà anche nelle prossime settimane, rimando a disposizione qualora il fenomeno dovesse ripresentarsi, limitando a segnalarlo immediatamente. Poi una comunicazione relativa a un nostro punto all'ordine del giorno, gentilissimo Presidente del Consiglio di zona, a rettifica delle precedenti comunicazioni in merito alla concessione di locali da parte del Consiglio d'Istituto e l'Istituto Santo Pertini di via Thomas Mann, invio la mail allegata, scusandomi dei disguidi occorsi, non dipendenti dal sottoscritto, ma da me errori materiali, le porgo cordiali saluti. Presidente del Consiglio d'Istituto, dell'Istituto Pertini, Dario Troiese, che scrive: gentile Presidente, l'oggetto è nulla osta, utilizzo locali scuola di studio di Amazon Cooperativa Sociale ONU, percorso di madrelingua araba. Gentilissima Presidente, con la presente si comunica che in verbale del Consiglio d'Istituto del giorno 26 giugno 2013 dell'Istituto Pertini di via Thomas Mann non è stato ancora ratificato dal Consiglio stesso e pertanto non è ancora agli atti della scuola. La scuola vi ha comunicato le concessioni di locali deliberate in tale Consiglio e, per mero errore materiale, ha inserito tra i nulla osta concessi nel Consiglio d'Istituto del giorno 26 giugno anche quello per l'utilizzo dei locali della scuola di via Asturi alla Diapason Cooperativa Sociale Onlus per un corso di madrelingua araba che non è stato ancora deliberato. La richiesta pervenuta è in data 28 giugno ultimo scorso dalla Diapason Cooperativa Sociale Onlus per la realizzazione di un corso di madrelingua araba nei locali della scuola di via Asturi è all'ordine del giorno del Consiglio d'Istituto che si riunirà il giorno 15 ottobre 2013. Era l'ultima comunicazione, do la parola al Presidente della Commissione Territorio, Luca Sito. Grazie, buonasera a tutti. La prima comunicazione è relativa a un'attività che il Politecnico di Milano sta iniziando a svolgere relativamente alla problematica degli scali ferroviari milanesi. In particolare la nostra zona interessa già due scali ferroviari. Principalmente c'è lo scalo di Treviso, lo scalo Scalini e poi allo scalo di Treviso. L'attività del Politecnico sarà un'attività di carico urbanistico e sociologico. Ci ha chiesto la nostra collaborazione, poi valuteremo le modalità. Prossimamente loro incontreranno associazioni, cittadini diciamo, interessati, quantomeno diciamo, prossimi ai due scali ferroviari, penso che potranno dirvi nei prossimi giorni le date in cui questi cittadini, queste associazioni verranno incontrati dal Politecnico. Tengo a precisare che entrambi gli scali ferroviari non sono totalmente in zona 9, ma sono a confine, lo scalo Farini con la zona 8 e lo scalo di Greco con la zona 2, per cui le attività connesse ai rapporti con il consiglio di zona avverrà con entrambi i consigli di zona interessati, quindi avremo prossimamente delle informazioni. Questa era la prima comunicazione. La seconda comunicazione riguarda un punto all'ordine del giorno che tratteremo in Commissione Territorio su di posto, servizio. C'è stata una commissione urbanistica e edilizia del Consiglio Comunale di Milano martedì scorso, c'è stata una commissione in cui l'assessore e i tecnici funzionari hanno presentato le loro edilizie. Tra le altre cose, voi sapete che abbiamo fatto una commissione nel territorio nel mese di settembre in cui abbiamo illustrato alcune persone del comune di Treviso, in particolare quali sono gli ambiti che la
zona nostra zona, la zona A, per determinare votazioni, pareri, eccetera. A questo proposito, dal punto di vista dell'iperprocedimentale, per la discussione e l'eventuale parere di voto di competenza, l'assessore ci ha informalmente comunicato che non arriverà successivamente all'approvazione in giunta per chiesta di parere, ma si attendono che il nostro parere per la zona avvenga sul testo di una decisione anche del Consiglio Comunale. Quindi lunedì prossimo prenderemo il massimo di con preghiera per i consiglieri di cominciare a pensare di preparare delle osservazioni, degli emendamenti, dei punti da poi inserire nella delibera, in cui diremo quello che pensiamo del loro ruolo. Però dobbiamo farlo in maniera sistematica, cioè facendo punto per punto, ma soprattutto cercando di limitarci, questa è una preghiera ovviamente, limitarci a esprimere giudizi sulla base del regolamento che riguarda espressamente il consiglio d'oro. Questo per evitare di spaziare dalla parte del regolamento di genere ovviamente, piuttosto che a di fognatura, ci sono argomenti che magari non sono in zona in senso generale non interessa, poi magari uno per motivi particolari può avere interessi ulteriori, però sarebbe secondo me opportuno che il Consiglio di zona si esprimesse sulla parte del progetto di inizio che riguarda le procedure, i compiti che spettano alla zona. Questo qui, lunedì prossimo, con quanto punto dopo l'intervento di costruire, qui discuteremo delle cose di inizio. Non sarà evidentemente tutto il mio giro, appunto, la prossima magari farò dopo 15 giorni per estendere la delibera vera e propria. Grazie, buonasera. Consigliere Biagli. Grazie, signor Presidente. Due segnalazioni veloci. Davanti alle case alle cascine dei Prati, dove c'è la Milano Saon, la linea ferroviaria, ci sono, mi hanno segnalato alcuni cittadini che sono presenti, dei cittadini rom accampati in quell'area, e invece in piazza Alfieri sono accampati nell'area della ferrovia. E poi in piazza Alfieri invece nel lato nord, dove ci sono le recinzioni, molta gente la usa come discarica e hanno rovesciato dentro diversi rifiuti, e visto anche che quell'area è sempre stata in seguito alle occupazioni, quando poi sono rimasti a libere le aree, c'erano presenti anche di roditori e quant'altro, visto che roditori, sì, quelle aree dei topi. Pertanto, visto che lo utilizzano ancora come discarica, magari con le proprietà, se si potessero andare a fare delle bonifiche e magari cercare una soluzione affinché i cittadini non sversino ulteriori spazzatura all'interno di queste aree. Grazie. Consigliere Pellegrini. Una riguardo la sistemazione della pavimentazione del viale d'ingresso della scuola San Lucchini. Stamattina tra l'altro passavo con i bambini e ci siamo accorti che tutto il viale d'ingresso della scuola San Lucchini, quello lato Sudani, quindi dalla parte di Sudani, è completamente allagato e i bambini non riescono a passare se non che sviluppandosi tutti i piedi, le cartelle, tutto quello che riguarda. Avevo già inviato tempo fa una mail all'assessore e non ho avuto riscontro. Quindi chiedo gentilmente a questo consiglio di farsi portatore di questa segnalazione, perché è veramente una cosa importante, soprattutto adesso l'arrivo dell'inverno possano entrare a scuola accompagnati
che poi ci stanno fino alle 4 e mezza, magari si rischia anche qualche altro. L'altra segnalazione invece è relativa alla segnaletica mancante o rimossa, barra danneggiata, si tocca credere. Premetto che sembra ci sia qualcuno che va addirittura a spaccare pali, so se vi siete accorti anche voi. In zona mia, pali, c'è in giro, ci sono buttati da tutte le parti i pali, ma lo fanno con forza, ovviamente qualcuno si diverte a renderli inutilizzabili, quindi vabbè, questa segnalazione però richiede però di verificare se le segnalazioni che sono il padre Beccaro, il padre Beccaro, nella banca e dal taglio della segnaletica per il senso unico, da via Pirelli a via dell'innovazione. Inoltre lo sbocco dello stesso in via dell'innovazione mancano i seguenti cartelli, si deve ricordare, in quanto previsto dare la precedenza di fornire la via Pirelli e il cartello del senso vietato da chi potrebbe entrare da via dell'innovazione. Quindi queste due segnalazioni sono avvenute una dai istruttori della scuola e dagli abitanti della zona. In merito invece alle interrogazioni che avevo presentato, che avevo inviato diverse sollecitazioni sia al presidente di zona che sia al sindaco, devo dire che piano piano iniziano ad arrivare. Il problema è che manca Granelli, all'assessore Granelli, è un po' destino a rispondere, perché nella lista di a parte stasera con gli interventi di atteggiamenti così immediati, ho questa lunga lista di interrogazioni richieste al sindaco direttamente, perché purtroppo dovrei passare la nostra brava presidentessa, però in mezzo, anche con la sua voce non è riuscita a farsi sentire, il sindaco ha dato ordine a rispondere agli assessori, non tutti sono arrivati, però buona parte della comunità assessore Rosa Marana ha risposto, anche qualche volta in maniera molto frettolosa e poco dettagliata, manca però l'assessore Granelli sulla caserma Mameli, Maiorino sugli anziani, sui sussidi, manca Granelli sul degrado di sulla rete pubblica, perché una interrogazione del Consiglio di zona non è che può andare bene una risposta del comune, un'interrogazione comunale. L'interrogazione di zona è un'interrogazione di zona, l'interrogazione comunale è un'interrogazione comunale, quindi si risponde al consigliere comunale e poi si rimanda al consigliere di zona. Perché io aspetto una risposta anche dall'assessore fatta dal nostro gruppo. Quindi sollecitiamo ancora quelle 7-8 interrogazioni targate sicurezza, quindi sulla questione sicurezza, però diciamo che qualcosa si sta muovendo. Concludo, grazie. Grazie. E sono per rivolgere una richiesta. Vorrei sapere se le convenzioni per l'utilizzo degli spazi che dovrebbero essere a disposizione della zona 9, in particolare la ex STEC di Via Castiglia e lo spazio sotto il sostegno di Piazza Pietrini per le manifestazioni pubbliche, sono state firmate e se non si fa sono praticamente a disposizione della zona per l'attività delle associazioni o l'attività direttamente della zona. Grazie, consigliere Manzano. Sì, grazie Presidente. Ho un'interrogazione alla Presidente del Consiglio di Zona, Presidente della Commissione competente. Si prega di richiedere all'assessore dell'educazione i criteri di assegnazione degli educatori nelle scuole. A un numero maggiore di alunni segnalati è stato ridotto il monte ore assegnato. Per conoscenza faccio un esempio di quanto si verifica in una scuola della zona. 5 alunni segnalati per la presenza dell'educatore come supporto all'attività didattica, per un totale di 150 ore settimanali di frequenza, sono state concesse 14 ore settimanali. Questa situazione rende difficile il lavoro di tutti i componenti della scuola, non aiuta gli alunni e aiuta delle famiglie. Grazie. Grazie consigliera Missao, capogruppo Figlio. Grazie Presidente, una segnalazione da fare.
presenza razzi delle marce degli sbattiti dall'Italia e dalla Valdia, Marra, Tago del Reno, Salvini, Forni e Mercati. Segnala la presenza della sempre più consistente di razzi e della rottura dei marciapiedi degli sbattiti in questione. Per quanto concerne i razzi, sempre più spesso vengono segnalati dai cittadini che si ritrovano ormai all'ingresso dei propri portoni. Riguardo i marciapiedi, si sono venuti a formare al bacio piccole piante, si creano un disagio alla circolazione pedonale, specie per i cittadini con difficoltà deambulatorie. Pertanto si chiede al Presidente del Consiglio di Zona 9, Gianluigi Bruccioni, di informare gli uffici competenti a fine di arrivare ad un intervento celere per risolvere definitivamente questo grave problema. Questa segnalazione nasce da molti richiami da parte dei cittadini, come per esempio la mia vicina di casa che era giù con la carrozza con la figlia, che è passata la parte gana sui piedi. Io penso che sia necessario intervenire più presto a evitare di poter segnalarsi. Grazie. Presidente Bucci. Grazie, buonasera. Una comunicazione. Intanto questa settimana ricorre il secondo anniversario dell'incendio malavitoso del palazzetto dello sport di Seo e ovviamente la nostra attenzione è sempre stata alta rispetto agli sviluppi, rispetto anche agli impegni presi perché si arrivi il più presto possibile alla ristrutturazione generale di tutta quell'area sportiva, in modo tale da poter restituire ai cittadini della zona, ma anche della città, uno spazio grande e valido per lo sport nella nostra zona. E proprio a 2 anni di distanza, l'8 ottobre 2011, ci fu un incendio malavitoso e il 13 di ottobre, sempre del 2011, come consiglio di zona fu organizzata una fiaccolata che arrivò davanti al palazzetto dello sport e insieme alle molte associazioni e cittadini che hanno partecipato e all'amministrazione comunale che ci è stata vicino si è avviato tutto un percorso che non vogliamo abbandonare. Il percorso è quello della riqualificazione e dell'apertura di nuovi spazi all'interno del centro sportivo e proprio per questo settimana scorsa abbiamo deliberato un sostegno a un'iniziativa proprio a 2 anni di distanza da quei fatti che è riferito appunto a una staffetta che avremmo dovuto tenere il 13 di ottobre ma che per motivi tecnici viene rinviata, è stata rinviata al 27 di ottobre. Come abbiamo già potuto discutere sia in commissione ma anche nella delibera di settimana scorsa, uno degli spazi nuovi che noi andremo ad inaugurare è lo spazio comune, uno dei primi spazi all'interno della città dove cittadini, associazioni e anche i consiglieri possono andare lì, incontrarsi e avere la possibilità di dialogare con la cittadinanza del centro. Quindi è un momento importante e credo che al di là dello spostamento di 2 settimane, ma per motivi logici, credo che sia importante dare massima informazione all'esterno. Tra l'altro oggi è uscito anche un trafiletto sulla Gazzetta dello Sport che pur parlando di un altro bene confiscato alla mafia in un'altra zona, ha inserito anche nel percorso dei beni confiscati alla mafia o di spazi che hanno subito, come in questo caso l'incendio al museo, dovuto alla mafia, viene dato risalto. Inoltre, il percorso che abbiamo avviato come consiglio di zona vedrà 3 fasi. La prima è quella manifestazione che dopo il mese 13 che è spostata sul 27 di ottobre, la seconda nei giorni del la seconda edizione del Festival dei beni confiscati alla mafia, il 10 di novembre a Liseo, vedrà un'altra giornata di sport e di
partecipazione cittadina, proprio in quell'occasione verrà presentato anche un libro contro le mafie, contro la 'ndrangheta e così via, quindi un secondo momento importante per la nostra zona che si dovrà andare a concludere con un progetto che vedrà la zona 9 coinvolta nel mese, nella primavera prossima, in un momento di più impegno e più iniziative per anche diciamo, non ci auguriamo di poter inaugurare altri spazi che vengono riaperti legati alla cittadinanza. Grazie. Grazie, consigliere Pina. Sì, grazie. Buonasera a tutti. Mi rilascio in parte all'intervento che ha fatto prima di me il consigliere Pellegrini per segnalare che in Viale Suzzani sono stati violenti, strappati, due cartelli stradali relativi all'ambito 43. Uno è in Viale Suzzani, angolo via Ponare, a fianco dell'edicola, e l'altro è in prossimità dell'essere di via Suzzani. E già che ci sono, secondo me avevo già segnalato un problema che bisogna andare a riguardare un po' le strisce blu che sono state poste per l'ambito 43, perché in dall'incrocio Suzzani via Diagonale direzione centro, prima c'era un divieto di sosta per facilitare la svolta della 51, che la Diagonale si mette in Viale Suzzani direzione centro. Adesso questo divieto di sosta è stato tolto, è stato sostituito con il cartello dell'ambito 43 e sono state disegnate le strisce blu. Allora, strisce blu che permettono il parcheggio di o tre utilitarie o di due macchine di media cilindrata. Allora, io non riesco a capire, cioè prima è stato messo il divieto di sosta per favorire la svolta e della città 1 e anche dei mezzi pesanti che arrivano, diciamo, da Sesto, fanno la via Chiese, via Polare, e poi svoltano via Suzzani e vanno in Viale Terra. E aveva un senso, fermo restando che poi qualcuno parcheggiava, ma se passava lì ci gli dava la mano. Non riesco a capire perché adesso, per recuperare due posti che sono importanti, ci mancherebbe, è stato tolto il risorso, messo l'ambito, disegnate le strisce blu e il pullman fa veramente fatica a girare. Allora, così come avevamo segnalato sempre in via Suzzani all'incrocio con via Santa Monica, che per recuperare un posto, due, hanno reso difficile la svolta e creato l'imbuto che poi crea inevitabilmente delle coppe, la stessa cosa vale lì, cioè va bene che c'è carenza di parcheggi e quindi bisogna andare a cercare di recuperarli, però credo che vadano recuperati con un minimo di buon senso, perché se io per recuperare due posti auto vado a mettere a rischio la sicurezza o creo ingorghi e disagio al traffico, forse non faccio un buon mestiere. Quindi, come avevo già avuto modo di segnalare in precedenza, mi auguro che quanto prima si affronti un'analisi in toto dell'ambito 43 per proporre, io dico l'ambito 43, ma perché è quello che conosco di più, visto che anche lì ci saranno altri consiglieri che invece hanno delle problematiche relative ad altri ambiti, perché lo conosco meglio. Ma io dico il 43 che è l'ultimo che è stato istituito. Allora esaminiamolo e appoggiamo quei correttivi che secondo voi sono di buon senso. Grazie. Presidente Senesi, grazie Presidente. Una segnalazione per gli uffici competenti, chiedo di passare quindi l'informazione e l'invito a verificare all'immediata azione. Da circa un mese è stato fatto una manutenzione a un pezzo di manto stradale di via Sassetti e non sono più state ripristinate le strisce.
le stesse tribunali erano poste proprio all'incrocio con via Secondo, quindi è abbastanza singolare che siamo stati a togliere, perché uno che si trova a camminare da via Secondo attraverso via Secondo non trova più attraverso via Secondo, deve scendere qui in fondo alla via. Credo che sia una spinta e credo che vengano immediatamente ripristinate, perché è una strada forte e rapida. Seconda cosa, segnalo ai consiglieri che sabato sera presso la Città Grande c'è lo spettacolo Gabri, Annacci e gli altri, abbiamo trovato lo spettacolo in commissione, era previsto a fine settembre, ma per motivi tecnici abbiamo dovuto rimandarlo a questo sabato. È un evento importante, diciamo, l'azione comica, che spero che ognuno di voi possa fare promozione, magari venire con la famiglia, con il bambino. Grazie, consigliere Di Osbello. Grazie Presidente, buonasera. Volevo segnalare una verifica che ho fatto al mercato di Via Gaeta dopo la nostra delibera riguardo alle criticità evidenziate nel sopralluogo, fatto ormai più di 2 mesi fa, prima dell'estate. E diciamo che non è stato fatto assolutamente niente di quello che abbiamo evidenziato, cioè la mancanza di sicurezza è ancora presente, nel senso che i mezzi di soccorso non possono passare, scivoli davanti ai condomini sono ancora occupati dai tendoni degli ambulanti, c'è tutta una schiera di abusivi che ormai ha addirittura le bancarelle, quindi ormai si sono organizzati bene per vendere la loro mercanzia. E anche la cosa più semplice che avevamo chiesto, di tracciare delle strisce, di tracciare un'area di sosta per il camion che vende frutta e verdura all'angolo di via Sand, non è stata fatta neanche questa, quindi ci domandiamo a che cosa serve tutto il lavoro che stiamo facendo. Fortunatamente sabato abbiamo un altro sopralluogo, quindi chiederemo al direttore, al funzionario del comune, come mai questi interventi non vengono fatti, anche più semplici, che potrebbero rendere più sicuro il passaggio dei cittadini e degli ambulanti stessi. Grazie. Grazie, consigliere Pedorati. No, io volevo solo dare un'informazione per tutti voi destinatari, sono quei genitori che hanno dei figli che stanno per scegliere la scuola superiore, o che hanno degli amici che hanno dei figli che stanno affrontando questa scelta. L'informazione è che all'Istituto Cremona, che raggruppa lo scientifico Cremona e il tecnico commerciale Zappa, da un anno a questa parte c'è un corso di cinese, e che da quest'anno, dal 2013-2014, è entrato da solo l'Istituto Zappa come seconda lingua curricolare, quindi vuol dire che in orario di lezione viene fatto le normali lezioni di cinese. Tutto questo in collaborazione con l'Istituto Confucio, che gravita attorno all'Università Statale. La cosa interessante, e per quello ho ritenuto opportuno segnalarla, è che quest'anno sarà possibile anche per i cittadini della zona e oltre fare delle lezioni in cinese. E quindi a tal fine io invito la Presidente, se lo ritiene opportuno, la Presidente della Commissione di Educazione, a contattare l'Istituto di Istruzione Superiore
Viale Cremona, per capire le modalità con le quali i cittadini, se lo vogliono, possono iscriversi a questo confronto. Come ormai sappiamo, in cinese è diventata una lingua molto interessante, soprattutto per i giovani, che potrebbe creare uno sbocco anche professionale, se cominciano ad imparare in età non più come me. Grazie. Capogruppo La Terza. Grazie. Io un semplice, diciamo, mi accodavo a Pina e a Pellegrini e volevo segnalare alla Presidente o alla Vicepresidente una particolarità dei pali dell'ambito 43. Io ho sempre visto i pali di 20, però generalmente un pezzo di palo rimaneva nel terreno. In questi casi invece sembrano che i pali si buttino a terra da soli, quindi magari ho già segnalato ai vigili, però magari, diciamo, insieme a queste segnalazioni aggiungere ulteriormente questa questione che i pali vengono via completamente non sarebbe male, perché probabilmente sono posati male. Grazie. Consigliere Ferrando. Consigliere Perego. No, aspetta. Scusate. Consigliere Parise. Devo porre un'interrogazione sulle modalità di votazione questa sera, perché sono arrivato in questo consiglio e ho trovato una bandierina sconosciuta sul mio telefono. Beh, non sono mai stato in contatto in un modo e volevo sentire dal signor Vito se nel momento in cui io voto stasera, se voto come PDL, se voto come Forza Italia, se voto come Italia. Mi serviva sapere. Comunque, visto che non sono stato avvisato né dal capogruppo che non sono qua stasera, neppure dalla segreteria cittadina, quindi mi trovo un simbolo a mia insaputa sul telefonino, e visto che esiste il biglietto sulla proprietà del consigliere e non esiste per ora, io faccio mettere a verbale che faccio la bandierina di Forza Italia, metto un bel adesivo su con Fratelli d'Italia centrodestra nazionale. Chiedendo se mi dovrò intervenire da due partiti. Grazie, grazie Presidente. No, volevo associarmi come al solito alla terza fila sull'ambito 43, la revisione del Strisce Blu. Io ribadisco che analizzare uno solo, seppur importante, magari in una qualitativa avrebbe ampliato anche all'ambito, quantomeno 42, se non ampliato che l'ambito 9, che già da tempo è ancora prima dell'ambito 43, necessita di questa revisione, di queste modifiche, di cui ancora non abbiamo avuto soddisfazione. Io Presidente la ringrazio per il chiarimento che ci ha fornito prima sull'errore materiale da parte della preside sulla delibera che andiamo a stracciare questa sera sul corso di linguaggio valida della scuola aperta. Però quello che è successo in questi giorni su questa delibera mi ha posto qualche piccola perplessità. Mi spiace che capisco che l'errore sia solo e soltanto del dirigente dell'istituto che volta sua non si è accorta che una richiesta pervenuta due giorni dopo l'ultimo consiglio d'istituto per magia era stata inclusa improvvisamente senza che nessuno se ne accorgesse tra le iniziative approvate dallo stesso consiglio d'istituto. Questa è la prima stranezza che si è protratta poi nel corso della commissione di cui purtroppo non faccio parte, giustamente la Presidente
lo consolo non poteva essere a conoscenza di questa cosa perché è un errore materiale, né lo stesso direttore di settore poteva essere a conoscenza perché era un errore della direttrice di istituto. Direttrice a cui il nostro gruppo aveva chiesto comunque delucidazione di merito perché avendo visto in partenza già degli errori nella richiesta presentata all'associazione che pur avendo già svolto l'iniziativa la presentava solo come un corso di lingua araba e non quello che è di più ovvero una proposta molto più articolata, senza dubbio anche dal punto di vista dei bambini di Zaghi che andavano a frequentare senz'altro più versanti, gli era la possibilità di studiare storia, matematica, geografia, un'elementare quasi alternativa che spero che poi si possa, come già successo l'anno scorso, verificare il pieno coordinamento anche con quelli che sono i programmi della nostra scuola. Ripeto, la ringrazio per aver stracciato la delibera e averci in tempo fornito queste importanti notizie. Resta comunque il dubbio che se magari non avessimo fatto quell'azione di richiesta, di pressione per arrivare ad avere quei chiarimenti, se qualcuno lo sia rimasto, arrivando ad avere quei chiarimenti indispensabili, forse stasera saremmo andati magari a deliberare qualcosa che ahimè rischiava di essere quasi, forse, anzi, sempre quasi, sempre forse, in fase di pubblico, perché c'erano le dichiarazioni che erano palesemente istituzionali, nel senso non avevano nessuna base perché c'erano delle delibere che poi in realtà erano state prese, non c'era nessun verbale che certificava queste cose, ma c'era solo la presa di posizione della presa che sbagliando in Marco Pesi inserisce per parte di questa iniziativa ahimè la ricovera e la fa portare avanti a questo consiglio rischiando anche a noi di portarci in errore e in gravi sappiamo che adesso quando sollecitazione che ha fatto questa presa per poter convocare questo nuovo consiglio istituto venga nuovamente chiarito bene con una spiegazione precisa da parte dell'associazione di quello che andrà a realizzare l'interno dell'istituto per dare la possibilità a tutti i membri di essere pienamente consci di quello che vanno a concedere, dell'utilizzo che vanno fatto, gli spazi che vanno a concedere e quello che però mi colpisce capire, mi sembra che vedere che magari anche il nulla osta della preside, la documentazione completa, è stata una richiesta a voi dei gestoriati per vedere questa documentazione se esiste, se è arrivata effettivamente, se c'è. Grazie Presidente. E su questo mi fermo, avremo poi un modo di discutere nel merito dell'iniziativa, chiaramente quando più avanti andremo a deliberare. L'altro piccolo appunto, mi scusi, mi ricordo ancora per pochi secondi, semplicemente per schematizzare il comportamento di molti che ingiustificatamente attaccavano il nostro partito accusando di non essere stato presente nel momento di silenzio dedicato alle povere vittime di Lampedusa. La Lega è vicina a questa troppa familiari e a tutti coloro che hanno perso dei congiunti in quella tragica occasione ed era presente in aula come tutti gli altri partiti di questo consiglio a commemorare il grave lutto. Grazie. Sì, grazie Presidente. Dunque volevo segnalare che tutto il fine settimana si concluderà la festa patronale in Gergano, che è un evento della nostra zona molto importante, con una lunghissima tradizione e la partecipazione di migliaia e migliaia di persone. Per ordine del giorno, purtroppo, vedo che appunto è stato stralciato il punto che avrebbe dovuto discutere il patrocinio di questa iniziativa. Mi dispiace molto perché è già il secondo anno che per qualche motivo la cosa va a finire in questo modo. Ricordo che l'anno scorso era stata non presa in considerazione perché la domanda è arrivata un giorno dopo, quando poi abbiamo approvato decine di iniziative presentate anche in mesi, comunque molto tempo dopo.
per cui glielo segnalo, invitando peraltro tutti voi alla festa, questa sera ci sarà un concerto in concorrenza sugli annacci, Grazie Presidente. Desidero innanzitutto chiarire che io non esamino la documentazione che mi arriva a firma della preside, nel senso che io non ho nessun obbligo di chiedere le copie dei verbali del Consiglio. Detto questo, volevo comunicarvi che non c'è nessuna risposta perché la risposta casomai la discuteremo settimana prossima quando metteremo in votazione la delibera, se arriverà il parere del Consiglio di Istituto. Un'altra commissione facciamo? No, è chiaramente stralciata la delibera. Quindi si farà anche l'altra commissione. Sarà riportata in commissione però a questo punto. No, va assolutamente riportata in commissione. Perché stracciata la delibera non è più valida. Per quanto riguarda invece le richieste coerenti su quello che fa. Se desiderate che venga riportata in commissione, io non ho nessun problema a riportarla in commissione. Se il direttore del settore mi dice che è necessario, io la riporto in commissione. Detto questo, volevo comunicarvi semplicemente che la documentazione di cui vi avevo parlato ieri in commissione, sulle frequenze, sulle iscrizioni agli asili e agli asili nido, alle scuole materne, domani si spera che verrà inviata dagli uffici. Io ho fatto richiesta che mi venga inviata in forma scansionata. Do la parola al consigliere Belli. Sì, grazie Presidente. Volevo avere una delucidazione dal direttore di settore perché vedo sui segnaposti due persone che rappresentano due partiti, per cui vorrei capire se avranno il doppio degli interventi, se comunque vanno da uno. Volevo capire questo discorso qua, mi sembra assurdo, è una nota polemica. Comunque faccio una richiesta formale di riportare comunque in discussione il punto 11 anche in commissione, per cui richiedo una commissione per la discussione della delibera riguardante il punto 11 che è stata stralciata, perché a nostro avviso comunque contiene nella descrizione contiene delle precisioni e delle regolarità, per cui gradiremmo di discutere in commissione. Quando lo porta? Ora ce ne va. La parola al direttore di settore per la risposta alla domanda. Con riferimento alla richiesta in relazione alla presenza del doppio simbolo, informiamo che è pervenuta una richiesta del capogruppo che chiedeva di poter esporre il doppio simbolo. Abbiamo preso atto, abbiamo verificato dal sito ufficiale del partito. In questo momento il simbolo del partito di fatto è composto da due simboli, quindi da due cerchi, e quindi abbiamo semplicemente preso atto della volontà del capogruppo, abbiamo riprodotto ciò che c'è stato richiesto nel rispetto di quello che è la comunicazione istituzionale del partito, che ovviamente il voto è solo uno. Io cosa metto? Lega Nord e Padania? Padania Libera? Tempo. Procedo alla nomina dei fondatori. Consigliere Ferrario. Consigliere Faregna. Presidente Santoianna.
Gli ascoltatori sono il consigliere Ferrario, il consigliere Farelli e la presidente Santorino. Da ratificare, non ci sono interventi, quindi lo diamo per ratificato. Do la parola al direttore di settore per una comunicazione. Grazie. Buonasera a tutti, volevo darvi una comunicazione molto importante che riguarda gli obblighi di trasparenza previsti dal decreto trasparenza numero 33 del marzo del 2013. La comunicazione che voglio darvi è questa, vi anticipo che abbiamo dei tempi abbastanza stretti, la comunicazione quindi è che c'è la necessità di rispettare ciò che la norma prevede in ordine agli obblighi di pubblicazione di tutta una serie di informazioni riguardanti i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque l'esercizio di poteri di indirizzo politico. Pertanto siamo a chiedervi, e lo faremo domani con delle modalità che poi vi spiegherò, a tutti i consiglieri una serie di documenti e di dichiarazioni. Io 7.40 non lo do, l'unico non lo do. Il curriculum vitae, la copia della dichiarazione dei redditi. Bravo. Per 500 euro al mese, ma neanche. I dati ovviamente non è una scelta nostra, a disposizione di niente, sono che si hanno le orecchie nel prossimo livello di valore, vi ricordo quello che è la risposta alla norma. Non ho problemi, magari faccio pensare. I dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, e poi una serie di dichiarazioni di quell'articolo 2 della legge 441 del 1982 che sono molto complesse. Io devo fare pertanto dal sito, dall'indirizzo mail istituzionale del settore vi invieremo una comunicazione ufficiale con una serie di descrizioni e di allegati che tenteremo di rendere più facilmente compilabili possibili, perché ve li produrremo sia in PDF sia in formato Word, affinché voi possiate comunicarci quanto richiesto dalla legge. Se uno è consigliere di condominio deve dichiarare. Il nostro compito è ricevere la documentazione o via mail oppure anche a mano, così alla mano alla signora Civelli o alla signora De Rosa, di modo che poi si possa procedere come Comune di Milano alla pubblicazione. Pubblicazione che non sarà del dettaglio di tutte le cose che avrebbe dovuto produrre, ma che sarà un riassunto di una serie di pubblicazioni per darvi un'indicazione di come sarà la pubblicazione. Vi consiglio di guardare all'interno del Comune di Milano tra i redditi dei consiglieri comunali, perché la pubblicazione finale avrà una forma simile a quella che vedrete sul sito istituzionale. Nella lettera vi faremo riferimento al fatto che sono previste delle sanzioni, e ovviamente ve lo diciamo perché so che sono sanzioni importanti, che vanno da 100 euro a 10.000 euro se non viene prodotta la documentazione, e poi ovviamente ci sono delle sanzioni in capo all'amministrazione se una volta ricevuta la documentazione da parte dei consiglieri che stanno a procedere alla pubblicazione. Qui nella mia ci saranno delle indicazioni, ci saranno anche dei numeri di telefono che potrete utilizzare per avere anche le indicazioni di dettaglio in ordine a tutti i dubbi che avrete, e cercheremo di soddisfarli nel termine che sarà indicato nella lettera in 10 giorni, perché l'obiettivo è di chiudere tutto entro il 19 di ottobre, che forse è un sabato. Diciamo che se riusciamo a avere tutto il 18 siamo tutti più sereni. Sembrava il mio posto. I post che faccio io, mi sembra. Io mi ricordo che la legge 82-83 non prevedeva il consiglio istituzionale, ma si fermava il consiglio comunale. Fate bene.
Ah, ma gli ho già risposto io. Non si fermava a consigliere comunale. Questa legge che è appena stata, ma prevede nello specifico tutte le cariche politiche fino alla circoscrizione? E se sì, è una legge retroattiva o no? La legge non è retroattiva, semplicemente entra in vigore l'obbligo a 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto che sale avanti. Rispetto al fatto che in precedenza la norma non prevedesse l'obbligo per i consiglieri, questo è vero, il fatto invece è proprio l'articolo 14 del decreto legislativo 33 che prevede l'obbligo. Con riferimento ai titolari di carichi politici di carattere elettivo, comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico a livello statale, regionale e locale, questo è quello che è il punto della norma. In direzione centrale abbiamo avuto l'indicazione di procedere alla richiesta di questa documentazione. Riteniamo che, essendo trattandosi poi di sanzioni, qualora ci fosse anche un dubbio, sia a tutela dello stesso consigliere venire a conoscenza dell'esistenza dell'obbligo, perché qualora quella norma venisse interpretata in questo senso, la sanzione sarebbe a vostro carico. Di conseguenza è un obbligo previsto dalla legge, non è un obbligo che vi imponiamo noi. Chiaramente, se voi non doveste presentare la documentazione, la sanzione dell'atto viene erogata direttamente dallo Stato, non c'è accusa a noi, e dobbiamo limitarci alla pubblicazione delle telecomunicazioni sul sito. Quindi ci mettiamo a questa parte qua e tentiamo di fare la nostra parte in modo migliore, tentando di facilitarvi e di agevolarvi al massimo per questa situazione. Pensa per l'offeso, c'è un caso di storia. Sì, io ringrazio il direttore di settore per l'informazione che ci ha fornito. Voglio sottolineare, non lo dico ironicamente, quanto trovo assurdo questa disposizione e come noi siamo veramente un paese complicato. Per cui niente, trovo ridicola questa disposizione, però lascio il tempo che trova. Io come tutti adempirò agli obblighi che mi vengono imposti, ma dallo Stato. Ma quale Stato? Questo Stato qui, che veramente si comporta in maniera ridicola in mille cose e si attacca a queste cose, veramente ridicolo. Grazie. Non ci sono più Presidente della Repubblica, ha votato lui. Cazzo, mi sei bloccato sulla pagina freccia. Allora, sono stati nominati Serrano Faregna, Ferrario Faregna e Santo Iemma. Passiamo anche alla ratifica dei verbali, è stata fatta. Punto numero 1, mozione relativa alla proposta di riduzione degli abbonamenti ATM. La parola al primo firmatario e proponente, consigliere Ferrari. Finalmente a trattare tutti e più mi sta a cuore. La mozione che era stata presentata, ritengo opportuno leggerla per il semplice fatto che è passato quasi un mese ormai, quindi è da fare, e ancora nuovamente. Allora, premesso che il 29 luglio del 2011 l'amministrazione centrale ha previsto un aumento pari al 50% del valore del titolo di viaggio per il trasporto pubblico locale, si è passati quindi da 1 euro per il costo del singolo biglietto a 1,50 euro. Rimanevano invece invariati
i costi per gli abbonamenti. Venivano in questo modo garantiti 27 milioni di investimenti per il servizio del trasporto pubblico milanese. Queste allora furono le dichiarazioni dell'assessore Maranna a seguito dell'aumento che era stato previsto dopo la delibera di giunta che lo aveva approvato. Il 2 agosto del 2013, quindi pochi mesi fa, l'amministrazione centrale ha previsto un aumento degli abbonamenti ATM anche per le fasce più disagiate, e sotto viene dettagliato quello che è l'aumento della funzione più alta possibile. Quindi, come potete vedere, c'è un aumento del 76% per l'annuale degli over 60, un aumento a mio avviso scandaloso possibile dell'87,5% delle mensile degli over 60, passando dai 16 ai 30 euro, e così come segue. Considerato che il bilancio preventivo del Comune di Milano, e cito il documento che ho acquisito agli atti dal Comune, che è il progetto bilancio trasparente, riferito all'anno 2012, evidenzia una previsione di spesa corrente superiore rispetto al bilancio consuntivo del 2011 di circa 1 miliardo. Quindi la spesa corrente del bilancio, che stranamente non è ancora stato approvato, indicava una spesa corrente pari o addirittura superiore a 1 miliardo. Il bilancio preventivo del Comune riferito all'anno 2012 vedrà, rispetto al bilancio consuntivo del 2011, un aumento delle imposte pari a 455,7 a 842 milioni di euro, e le tasse da 228,6 a 281 milioni di euro. Questo sta a indicare che ovviamente oltre agli aumenti sopra citati, quelle che andranno a aumentare sono le imposte, le tasse. Quindi che cosa effettivamente andrà a aumentare? Quelle che sono le IRPEF, è quella che è l'addizionale IRPEF, l'IMU, la tassa di soggiorno, che sono ricomprese all'interno di questo calcolo. Il bilancio preventivo l'aumento dell'imposizione fiscale è dunque finalizzata almeno in parte all'aumento della spesa corrente. E con spesa corrente si identificano che cosa? Si identificano gli affitti, si identificano gli stipendi, si identificano le consulenze, e sono solo alcune delle voci che sono previste in spesa corrente. Tra le opere strategiche per Expo 2015 è indicata la metro 4, quindi stiamo parlando di ATM, stiamo parlando di metropolitane, e citando quello che allora con l'intervento di Maranna dei 27 milioni c'era calendarizzato addirittura nella presentazione del dossier.